IKN passa la mozione contro i licenziamenti. Green Pass respinta la mozione della Lega. Mozione per il polo siderurgico di Piombino. Gonfalone d'argento alla Stella Maris. GKN passa all'unanimità la mozione contro il licenziamento dei lavoratori. L'atto è stato votato in apertura dei lavori dell'Aula. Beh, noi chiediamo alcune cose molto chiare. Il ritiro del licenziamento delle 422 persone, chiediamo di attivare subito tutti gli strumenti di sostegno ai lavoratori, di attivare percorsi previsti dalle crisi di impresa che avrebbero dovuto essere operativi dal 1 settembre e che quindi non è possibile in questo momento attivarli, quindi abbiamo chiesto al Governo un impegno forte, l'abbiamo chiesto anche all'Europa, perché il senso vero è che non ci siano GKN né oggi né domani. Dalla Regione deve arrivare un segnale che queste pratiche non sono consentite. Quindi dobbiamo attivare tutti gli strumenti necessari perché questo, che è il primo grande esempio, sia l'ultimo e che si riesca a salvare queste persone che non vogliono neanche venire a un tavolo delle trattative, così come ci hanno detto, neppure con la Regione. Chiameremo anche il consigliere speciale Fabiani, che fino ad oggi appunto si è occupato della gestione delle crisi, perché vogliamo capire, vogliamo approfondire, perché casi come quello della CKN non devono ripetersi, però a questo punto occorre proprio che le istituzioni regionali facciano concretamente la loro parte. Io sulla CKN non mi stancherò mai di dire però una cosa, l'unica peculiarità di CKN è che CKN non produce pantaloni. GKN non produce magliette che vanno sul mercato, GKN all'80% produce pezzi per Fiat, cioè l'azienda che ha fatto del Made in Italy il proprio brand in tutto il mondo. Ed è vergognoso che un'azienda come Fiat, che negli anni ha vissuto di incentivi, di aiuti, di sostegni da parte dello Stato italiano, non abbia speso una parola sulla questione GKN. GKN è un caso nazionale, non soltanto per il numero di persone, di famiglie che sono coinvolte, ma soprattutto per le modalità con cui questo è avvenuto, che richiama tristemente quanto già successo con Bekaert, che ha visto all'epoca l'impegno del ministro Di Maio. E la viceministra Todd è stata immediatamente da noi avvisata e dopo l'incontro che c'è stato fatto ha dichiarato chiaramente che non accetterà una soluzione di questo tipo e cercherà di continuerà a lavorare per far sì che si ritorni indietro, si faccia un passo indietro sui licenziamenti. E questo è l'impegno che dobbiamo avere tutti come regione e come governo, proprio perché purtroppo c'è stato lo sblocco dei licenziamenti, cosa che il Movimento 5 Stelle, diversamente da tutte le altre forze politiche e dell'arco governativo, ha combattuto. Significa che dovremmo combattere molto per tutti quei lavoratori che in questo momento sono a rischio del loro posto di lavoro, e si parla di circa 15.000 in tutta la Toscana. Sostegno forte, unanime, a una mozione che impegna il Governo a trovare una soluzione urgente, immediata, a bloccare i licenziamenti collettivi, a tutelare le famiglie, i lavoratori. Le persone chiedono dignità, chiedono lavoro, siamo vicini alla loro sofferenza, alla fatica, alla loro protesta, ma soprattutto serve che il Governo faccia presente a livello internazionale, alle multinazionali, il ruolo importante della localizzazione di queste grandi aziende. E non si può ovviamente dalla sera alla mattina chiudere un'attività imprenditoriale, non si può dalla sera alla mattina abbandonare la forza lavoro, le persone che fino al giorno precedente hanno dato tanto della loro vita, la loro anima, la loro identità, la loro dignità per portare avanti poi gli interessi economici di un'impresa. Quindi serve una risposta immediata e servono anche leggi normative, e mi auguro un atto urgente del Governo per sospendere i procedimenti, per ridiscutere ovviamente con l'azienda e costringere ovviamente le imprese che operano nel nostro Paese a un dialogo costante con le istituzioni. Noi abbiamo sempre sostenuto che quello che è successo non solo è inaccettabile, ma è anche uno schiaffo al nostro sistema paese. Occorre che immediatamente il Governo si faccia sentire, e non è una questione legata al blocco o allo sblocco dei licenziamenti, è una questione legata alla dignità dei lavoratori e alla dignità di questo paese. Non si può pensare, per chiunque, sia esso un investitore straniero o un investitore italiano, arrivare nel nostro paese, cercare di prendere quello che c'è e poi abbandonare tutti. La questione dei licenziamenti è inaccettabile, immorale e va immediatamente respinta.
modificare i criteri per il passaggio da zona bianca a zona gialla e cambiare l'estensione dell'obbligo della certificazione verde, l'impegno della Giunta regionale di farsi portavoce presso la Conferenza delle Regioni e il Governo viene chiesto nella mozione presentata dal portavoce dell'opposizione Marco Landi. Diciamo intanto a livello toscano mettiamo in evidenza che la Toscana sta andando bene sulle vaccinazioni e noi siamo favorevoli al fatto che le persone vaccinate possano beneficiare di una vita sociale, pubblica, andare in un bar, in un ristorante, in un teatro, in un cinema, andare a uno stadio, a una manifestazione sportiva, partecipare alla vita pubblica. Siamo convinti che anche persone che lavorano nel pubblico, penso insegnanti ma soprattutto medici, debbano essere vaccinati e crediamo che appunto soltanto una volta vaccinati si possa tornare a una vita normale. Quindi è evidente che il Green Pass è fondamentale per tornare alla vita, bisogna continuare a vaccinarsi, bisogna investire sulla cura e bisogna fare delle norme che o costringono le persone o inducano di fatto a vaccinarsi, perché altrimenti noi non ne usciamo più per i prossimi 3 o 4 anni da questa pandemia. Occorre, il Green Pass è una roba che onestamente ci lascia esterrefatti e vorrei anche dire che dobbiamo smetterla con questi annunci roboanti che incutono soltanto timore e che fanno sì che le famiglie stiano a casa, che l'economia non giri. I dati sono molto chiari, non ci sono ricoveri ospedalieri, quei pochi ricoveri ospedalieri che ci sono hanno avuto soltanto una dose vaccinale o addirittura non hanno avuto dosi vaccinali. Ecco perché occorre vaccinarsi in maniera molto rapida e molto veloce, ma occorre anche una volta che uno ha le 2 dosi vaccinali che sia libero di prendere un aereo, che sia libero di andare al teatro. Fra l'altro io sarei per ampliare anche i posti che ci sono nei cinema e nei teatri senza restrizioni, in treno si può andare col Green Pass ma senza restrizioni. E occorre che anche chi ha il Green Pass possa fare una vita come prima. Ora sta diventando il problema convincere soprattutto gli over 60 a vaccinarsi. Noi abbiamo ancora 75.000 over 60 non si sono vaccinati. Il messaggio dell'importanza di vaccinarsi deve essere fondamentale, perché lo sviluppo della variante Delta che vediamo in questi giorni, poi basta guardare gli altri paesi, comporterà sicuramente nei prossimi giorni un aumento dei contagi e questi, se abbinati a un'immunizzazione del maggior numero possibile di persone, soprattutto delle persone che più rischiano, possono permetterci di affrontare con un altro profilo e soprattutto senza riaumentare le ospedalizzazioni. Questo è un elemento importante. Poi da metà del prossimo mese cominceranno anche le vaccinazioni dei pediatri per gli over 12, ricordo anche per loro sono già aperte le prenotazioni, anche in vista dell'anno scolastico è importante continuare a far passare il messaggio che il vaccino è sicuro e serve per combattere questa epidemia. Abbiamo portato una mozione molto semplice dove si chiedeva in termini corretti quello che deve fare un'assemblea regionale, cioè impegnare la Giunta e il Presidente della Giunta ad intervenire alla Conferenza delle Regioni a far sì a dire che questo concetto del Green Pass per l'esperienza e per i dati che abbiamo anche in Toscana e quindi portare un valore aggiunto alla Conferenza delle Regioni è un'assurdità. La maggioranza e il PD evidentemente non ritiene questo, tra l'altro siamo di fronte anche ad una situazione di esponenti del PD di rilevanza come il sindaco di Firenze Nardella che per esempio è favorevole al Green Pass per i bar e ristoranti, quindi voi immaginatevi che uno per entrare in un bar a comprare un biglietto dell'autobus deve presentare il Green Pass o un tampone fatto nelle ultime 48 ore o per bere un caffè, o una famiglia di 4 persone con 2 figli adolescenti che evidentemente non hanno potuto fare il vaccino, per andare a mangiare una pizza devono fare il tampone entro le 48 ore dal pasto. È un'assurdità evidente, però Nardella è favorevole a questo, però al tempo stesso per gli spettacoli dell'estate fiorentina il Green Pass non lo richiede. Il tema della salvaguardia del polo siderurgico di Piombino al centro di una mozione dei consiglieri del gruppo di Fratelli d'Italia, illustrata in aula da Alessandro Capecchi, sarà affrontato in una delle prossime sedute della Commissione Sviluppo Economico. Su Piombino sono emerse 2 posizioni differenti tra Fratelli d'Italia e la maggioranza. La maggioranza ci chiede tempo per ascoltare quello che il 29 luglio
la proprietà porterà sul tavolo di discussione. Noi partiamo da uno scetticismo di fondo che non mi vergogno a ribadire nei confronti di questa proprietà, perché ho difficoltà a considerare credibile. Poi può darsi che in futuro mi possa ricredere, anzi me lo auguro, ma ad oggi ho difficoltà a ritenere credibile una proprietà che, non ci dimentichiamo, aveva promesso un piano industriale di rilancio di tutto il polo siderurgico di Piombino e poi è arrivata a presentare un piano considerato scarno e privo di iniziativa, non da me ma di chi di piani industriali se ne intende, un minuto prima della chiusura della scadenza per la presentazione del piano. Quindi non mi sembra abbia dimostrato grande serietà. Bisogna intervenire con lo Stato e quindi con il Ministero dello Sviluppo Economico in questo tavolo in maniera concreta per definire una progettualità che deve appunto prevedere da un lato la riconversione del polo siderurgico per un'area e dall'altro capire, al di là dei proclami che purtroppo si continuano a fare, che si leggono sulla stampa, come quello del forno elettrico da oltre 1 milione di tonnellate. Ecco, noi non vorremmo andare nei particolari, ma vorremmo che ci sia concretezza e che finalmente si possa definire una strategia per Piombino, per il polo siderurgico e per anche la riconversione di una buona parte di quell'area. In questo momento dobbiamo chiedere all'azienda che presenti appunto un piano finanziario industriale e serio, credibile, perché in questo momento stanno lavorando a intermittenza con i semilavorati che arrivano, non c'è assolutamente sostenibilità e, come se non bastasse, si sta tenendo in scacco anche tutta l'area portuale, e questo ormai da troppi anni. Il Partito Democratico ha fatto molti proclami ma non ha risolto ancora niente, quindi a questo punto l'unica soluzione è che con una strategia dell'acciaio nazionale si metta all'interno anche Piombino e si passi in questo momento a un rilancio che, come ho detto, dovrà prevedere anche l'attività del porto. Dietro l'industria c'è il lavoro, ci deve essere rispetto ambientale e va colto all'occasione di fare una riconversione dei processi ambientali dei grandi contenitori industriali, e soprattutto Piombino e tutto quello che è collegato col mondo della siderurgia deve trovare un sostegno da parte della Regione e del Governo, ma soprattutto anche un'azione di grande responsabilità da parte del soggetto privato, che comunque sta trovando sostegno da parte delle istituzioni e non sempre ha mantenuto gli impegni assunti nei nostri confronti. Noi siamo pronti a discutere. La Toscana ha inviato al MISE nello scorso mese di maggio una piattaforma della quale avevamo ragionato anche con i sindacati, che prevede una riflessione su tutto il polo siderurgico e portuale di Piombino. Naturalmente ci aspettiamo che questo documento venga preso in considerazione sia dalla proprietà sia dallo Stato, soprattutto nel momento in cui lo Stato dovesse confermare questa idea che si riaffaccia di un coinvolgimento, di un ingresso nel capitale della società. La Stella Maris da oltre 60 anni è sempre stata dalla parte dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie, portando loro con grande umiltà quella potenza universale che può stare racchiusa solo nell'amore e nella scienza. Lo ha detto nel ricevere il gonfalone d'argento il presidente dell'Istituto di Ricerca Giuliano Maffei. L'ospedale ha un rilievo nazionale e di alta specializzazione per la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e si fonda su 3 pilastri, la multidisciplinarietà nella approccio, l'integrazione nella ricerca, l'attenzione al paziente nel suo complesso. Che cosa manca nella società oggi? Aspetti etici, morali e il pensiero a volte anche, no? La Stella Maris è il luogo dove si vive, si vede razionalmente, non solo con il cuore, il mistero del cervello e della vita. Questo è quello che io ho visto in questi anni. Sono dei momenti in cui si cattura questo senso, non pensate di trovarvi in 5 minuti lì, che dura 5 minuti, questa sensazione, questa percezione interiore che si ha di scoprire un possibile senso della vita. Sono dei momenti, però vedo che tutte le persone che vengono lì se li portano a casa tutti, è come se tutti fossero dei poeti, degli artisti. Nessuno torna a casa a mani vuote dal visitare Stella Maris. Ecco, è un'esperienza di un incontro, ecco. Quindi è bello, anche chi sta ascoltando adesso, se vuol venire basta che prenda contatto con noi, porto volentieri a fare un giro.
Io sono davvero orgoglioso e felice di poter premiare un'eccellenza della nostra sanità. In un tempo difficile come quello che abbiamo vissuto durante il Covid, ancora di più il ruolo della Stella Maris è fondamentale. I disturbi neuropsichiatrici dei bimbi più piccoli ne fanno la loro capacità di ricerca, la multidisciplinarietà, l'attenzione alla persona, alle persone, ne fanno davvero un'eccellenza che ci invidia in tutto il mondo.